Diciamo subito sta storia dei diplomi del primo anno. No, non ricevete nulla, non vi meritate nulla, non prendete. No, non li prendete i diplomi perché non era previsto di fare il secondo anno. Era previsto di fare un anno solo e quindi poi eventualmente di prendere i diplomi. A parte il fatto che non c'è stato un esame, quindi non sono dei diplomi. Perché per dare un diploma si dovrebbe superare una prova che non è stata fatta. Perché non vogliamo farla a scuola tradizionale, non era questo l'obiettivo. Quindi non sono dei diplomi, sono degli attestati di partecipazione. E che, voglio chiarire, non servono per andare a dire io posso fare perché ho frequentato il corso di Walter Biancalana, perché io non mi prendo la responsabilità che qualcuno vada a fare dei numeri in giro, come qualcuno ha fatto, e poi dica, ma io seguo Walter Biancalana, no. E siccome io non conosco le persone così tanto da poter dire so chi ho davanti, perché la maggior parte segue online, e quindi io non mi carico di una responsabilità che non mi posso prendere. Quindi sono degli attestati di partecipazione che però, e questo lo dico molto chiaramente, lo scriverò sull'attestato, non danno il licet per andare a dire io posso andare a fare i pezzi in giro perché ho frequentato la scuola di Walter Biancalana. Assolutamente no. Però certamente daremo sì degli attestati di partecipazione, il minimo. Però a questo punto li diamo alla fine del corso, alla fine del secondo anno. Ora diremo tutto, ok? Allora, io direi di iniziare e poi Pier, quando tu devi andare, magari è già andato. Ah sì, perché sono 6. Allora inizio io e poi appena Pia ritorna lo recuperiamo. Ok? Ci completerà le cose. Dunque, questa scuola è iniziata lo scorso anno, quindi è stato un anno di prove. È andato chiaramente benissimo, molto bene, sia in presenza che online, è andato veramente tutto bene, anzi devo dire la verità, è andato molto meglio di quanto ci saremmo aspettati. Essendo il primo anno, poi chiaro per i contenuti, per quello che è stato dato e per quello che è stato ricevuto, non sono io che devo dirlo, ma ognuno fa le proprie valutazioni, però per quanto riguarda me, io sono stato felicissimo, è stata un'esperienza desiderata, è stata un'esperienza bella, è stato un modo per toccare tanti argomenti che chiaramente non si possono affrontare nei viaggi o nelle dirette, perché c'è bisogno di prenderli con calma, di avere un gruppo e di toccare degli argomenti che magari non interessano a tutti e che non sono propri di un insegnamento, di una predicazione, tra virgolette, ordinaria. E quindi abbiamo affrontato un sacco di tematiche, ma ne sono rimaste fuori altre. E da lì è nato il desiderio, da una parte di chi ha partecipato e che desiderava continuare l'esperienza, e per noi questo è stato motivo di gioia e siamo grati a tutti voi. Io vorrei spendere innanzitutto qualche parola proprio di ringraziamento, perché avete onorato questa scuola in un modo meraviglioso. In presenza quasi tutti sono stati fedelissimi. È stato un tempo meraviglioso, è stato un tempo di comunione, è stato un tempo di guarigione, di liberazione, ma è stato un tempo di condivisione. Anche la sera dopo le sessioni, noi le condivisioni online le facevamo in una sessione a parte, ricordate, ma con i ragazzi in presenza la sera passavamo un bel tempo di condivisione, quindi è stato un tempo per stare insieme veramente prezioso. E poi anche gli attestati di gratitudine, di riconoscenza che ci avete mandato e che non sono affatto scontati, hanno fatto tanto piacere, hanno fatto piacere a noi, hanno fatto piacere all'equipe, hanno fatto piacere a me, e soprattutto a Pierpaolo, dal cui cuore questa scuola un po' era nata, perché molte delle iniziative in realtà poi le porto avanti io, ma nascono il Signore le dà a lui. E quindi io lo ascolto tanto, perché ha sempre ricevuto tanto per questo ministero. E quindi noi abbiamo ricevuto tanto, probabilmente più di quello che io sono riuscito a dare. Poi il resto lo fa il Signore. Però ecco, ci tenevo a ringraziarvi.
i messaggi che mi avete scritto, per la dedizione, per l'attenzione, per il rispetto anche che avete avuto, per la pazienza anche, perché chiaramente era il primo anno, no? Quindi c'era un po' da prendere le misure, dove mettere le registrazioni. Insomma, è stato un lavoro non da poco e soprattutto fatto in mezzo a tanti viaggi, al mio lavoro, al lavoro di Pierre, quindi è stato un anno impegnativo, però è andato tutto veramente bene, è stato scorrevole, è stato bello, è stato veramente un tempo meraviglioso. Ma sono rimasti fuori tanti argomenti. E direi argomenti anche molto importanti, soprattutto in vista dell'aprire un gruppo, dell'aprire una comunità, di curare un gruppo o comunque di muoversi all'interno del Ministero del Corpo di Cristo. Ed è per questo che, essendo stato caldeggiato da molti, abbiamo deciso di dare seguito al secondo anno. Ora io vengo al punto di coloro che invece devono fare il primo anno. E noi ci siamo trovati, intendo noi soprattutto con Pierre, ci troviamo quasi ogni settimana a Lucca per condividere, parlare, vedere come risolvere nel modo migliore le cose. Per come fare, per riuscire a fare, cercate di seguirmi adesso, ok? Cercate di seguirmi. Come riuscire a fare sia il secondo anno per chi ha già fatto il primo, sia il primo anno perché avevamo promesso che chi era rimasto fuori, magari per mancanza di tempestività nell'iscriversi l'anno scorso, avrebbe potuto fare il primo anno. Dopo lungo e acceso dibattito, siamo arrivati all'unica soluzione possibile. Perché vi dico, prima di dirvi qual è, perché vi dico l'unica soluzione possibile? Perché io lavoro a tempo pieno nella scuola. Quindi se io fossi a tempo pieno nel ministero, non avrei problemi a fare i viaggi, la scuola ministeriale del primo anno e del secondo anno contemporaneamente. Però io lavoro a tempo pieno nella scuola tutte le settimane e in più ai viaggi, quindi io esco il sabato da scuola bello fresco, salto in macchina e ritorno la notte della domenica. Da cattolica sono arrivato a casa alle 3:20, giovedì notte, e il lunedì mattina sono a scuola di nuovo. Quindi occupando un weekend diventava impossibile riuscire a continuare i viaggi, perché l'anno scorso facevo 3 settimane di viaggi e una settimana di scuola ministeriale. In questo modo avrei fatto 2 weekend di scuola ministeriale, primo e secondo anno, e solo 2 weekend di viaggi. Però in questo modo si sarebbero accumulati i viaggi e sarebbe diventato ingestibile, perché già ora i viaggi vanno praticamente già quasi alla fine dell'inverno, o comunque alla fine di gennaio, e quindi diventava impossibile. Allora, per evitare di non fare il primo anno quest'anno, e per evitare un altro problema che adesso vi dirò, che era quello di impegnare, perché avevamo pensato inizialmente di far così, allora facciamo quest'anno solo il secondo anno. E poi l'anno prossimo facciamo di nuovo il primo anno e l'anno dopo ancora di nuovo il secondo anno. Ma abbiamo scelto di non utilizzare questa modalità e il motivo è questo, che io non posso e non voglio impegnarmi troppo a lungo per questa scuola. Perché? Perché i progetti possono cambiare, perché le cose negli anni possono cambiare e io non mi sento di impegnarmi, mi sento di impegnarmi questo anno e poi magari l'anno dopo perché dovrò fare il primo anno, il secondo anno, ma non mi sento di impegnare questo e altri 2 anni. Perché? Perché i progetti cambiano, perché ci può essere altro da fare, perché le cose cambiano e non mi sentivo di, non mi sento di impegnare altri 3 anni. E quando si dà una parola, la parola si tiene. Io non sono di quelli che dicono si fa, si briga, si prende l'aereo, facciamo, convertiamo l'Europa, poi in realtà non si fa. Io preferisco una cosa non dirla, ma se si dice si finisce. Se si dice che si fa una cosa, si fa. Si è detto che si faceva la scuola ministeriale online e in presenza e l'abbiamo fatta. Se diciamo che facciamo una conferenza a Roma, la facciamo. Se diciamo che la facciamo a Genova, la facciamo. E la facciamo come abbiamo detto che l'avremmo fatta. Quindi io non mi sento di impegnare altri 3 anni. Per questo motivo l'unica soluzione era questa. Per
Ascoltate, quest'anno 2023-2024 il primo gruppo ha fatto il primo anno. Nel 2020, da ora, quindi 2024-2025, chi ha fatto il primo anno, ascoltatemi, continua il secondo. Nel frattempo si iscrivono i nuovi che faranno il secondo e per loro sarà il primo. Poi l'anno dopo lo concludono col secondo anno. Perché questo? Perché il primo anno non è propedeutico al secondo, cioè non è che se non hai fatto il primo anno non puoi fare il secondo, capito? Non sono degli insegnamenti che prevedono di aver fatto il primo anno, se no non puoi fare il secondo. Quindi chi si iscrive nuovo ora fa lo stesso corso che per quelli dell'anno scorso è il secondo anno. Invece per chi si iscrive ora è il primo. E poi l'anno dopo cosa farà? Farà quello che il gruppo dell'anno scorso ha fatto lo scorso anno. Quindi un gruppo fa secondo primo, un gruppo fa primo secondo, praticamente. Però tutti farete le stesse tematiche. No, Sabrina, no, per i prossimi 12 anni no. Io fra 12 anni e 10 anni sono in pensione già da un po'. C'è Pierre che porta avanti tutti, vado al mare, vado a pesca o vado a fare funghi in montagna, probabilmente, non so. Quindi che succede praticamente? Questo nuovo anno che inizierà ora, vi diciamo quando, sarà per chi ha fatto l'anno scorso il secondo anno, per chi si iscrive ora il primo anno. L'anno prossimo, chi ha già fatto i 2 anni, ha finito. Chi invece ha fatto solo questo farà le tematiche dello scorso anno. E così avete tutta intera la scuola ministeriale, ma mi impegna 3 anni e non 4. Ok? Perché non mi piace iniziare una cosa che poi magari non riesco a finire. In questo modo noi, è chiaro che quest'anno probabilmente avremo un gruppo più grande. Poi l'anno prossimo no, perché usciranno quelli che hanno già fatto i 2 anni e rimarranno solo quelli che hanno fatto solo un anno. Però attenzione, questo può essere l'appello del ora o mai più, perché è probabile che l'anno prossimo non ripartirà il primo anno, ma solo chi ha fatto quest'anno concluderà il secondo con le tematiche dell'anno scorso. Quindi, chi la vuol fare, la faccia adesso, perché è molto probabile che non ci sarà un nuovo primo anno l'anno prossimo. Adesso passiamo. Pier, ci sei? Sì, Sei. sono in linea. Lascio un attimo la parola a Pier, che sicuramente integrerà poi prima di passare ai punti che abbiamo segnato e andremo nel dettaglio, ok? Andremo nel dettaglio della scuola. Ti lascio la parola così aggiungi quello che. Sì, ecco, l'altro motivo per cui è stato deciso di fare questa formula, di sovrapposizione, tra chi ha iniziato e chi inizierà era anche dare la possibilità a chi non è entrato per appunto mancanza di termini e ritardo nelle iscrizioni a iniziare in questo anno, dargli la possibilità di non perdere un altro ulteriore anno senza partecipare. E quindi abbiamo trovato questa modalità che comunque appunto è assolutamente complementare, però è bene specificarlo ripetutamente che queste che prendiamo adesso, che tra l'altro avranno un termine perché vorremmo riuscire entro il 25 di settembre a definire le iscrizioni sia della scuola online sia della scuola in presenza, è l'ultimo appello per poter partecipare alla scuola ministeriale, in quanto, come ha già detto Walter, ma lo ripetiamo, diciamo, per scrupolo e per evitare fraintendimenti, chi il prossimo anno, quindi nel 2025, dirà io voglio entrare, non avremo modo di farlo entrare negli iscritti, in quanto appunto ha perso la possibilità di partire adesso. Quindi assolutamente è giusto rifletterci sapendo che questa è un'occasione per chi la vuole fare da non perdere, da non protrarre, in quanto poi quello che succederà negli anni a venire lo sa Dio, noi non lo sappiamo e può essere che sarà ripetuta. È anche un modo, c'è stato tantissime iscrizioni, consideriamo che quest'anno l'online,
siamo arrivati a 800 iscritti, in presenza intorno ai 75-80, e quest'anno ci sarà ulteriori studenti iscritti. È ovvio che è impensabile riprodurla anno dopo anno in maniera eterna. Uno, perché è un impegno grosso, e Walter come primo impegno ha quello di girare e portare il Vangelo dove non è facile. Pensavo di pescare. No, io ho detto no pescare. Comunque, insomma, avete capito, dai, questo è il concetto. Quest'anno le tematiche, allora, abbiamo, entro pochi giorni metteremo chiaramente tutte le date e le varie modalità in pubblicate, in maniera che chi vuole, chi ha interesse, le valuterà. La formula di questo anno, che è il secondo per chi ha iniziato e il primo per chi inizia adesso, prevede 12 sessioni all'incirca, dove c'è una prima parte che saranno quelle di ottobre, novembre, dicembre, soltanto online, mentre gli incontri in presenza, che sono formulati come l'abbiamo fatti durante questa stagione, quindi sono incontri weekend dal sabato alle 18 alla domenica alle 13, saranno effettuati nel periodo primaverile del 2025, cioè invernale primaverile, con un incontro a gennaio, un incontro a febbraio, un incontro a marzo e un incontro a giugno. E questi saranno appunto supportati poi dagli incontri online. Comunque tutto l'intero calendario sarà pubblicato di incontri. Questo è importante, perché chi vuole iscriversi in presenza, abbiamo, mentre per l'online il numero di iscritti è volendo illimitato perché lo riusciamo a gestire, in presenza abbiamo un limite preciso, in quanto l'hotel e la sala che ci ospita e che vogliamo riconfermare perché si è comunque rivelata ottimale, anche perché di fronte alla stazione e perché vicina appunto a Piombino, e anche come costi ha assolutamente un'ottima condizione, più di un tot di partecipanti non riesce a reggere. Quindi diciamo orientativamente, se tutti quelli del primo anno riconfermano, avremo spazio intorno a 40-45 studenti in presenza. Ora diremo tutto e i numeri saranno più chiari ora entro qualche giorno. Quindi chi la vuole fare in presenza deve sapere che comunque saranno 4 weekend nel periodo di giugno, febbraio, marzo e giugno. Tutto il resto si svolgerà online. E chi la vorrà fare in presenza, raccomandiamo, in quanto c'è da prenotare gli hotel, c'è da inserirlo nelle chat private appunto della scuola in presenza, che chi decide, visto che toglie il posto a potenziali altri interessati, lo faccia in maniera consapevole, pensandoci bene, sapendo quello che significa partecipare, cioè prendersi 4 weekend nel periodo tra gennaio e giugno, dove si partecipa a Venturina, frazione di Piombino, provincia di Piombino, a un incontro. Esatto, provincia soprattutto di Livorno, soprattutto non provincia di Pisa, lontana da Pisa, anzi, più che Livorno. Questa è un po' la cosa. Ora Walter può continuare, diciamo, a dire il resto, però ecco, questo era un incontro informativo a cui seguiranno delle cose scritte complete di date, sia delle sessioni online, sia delle sessioni in presenza, dei costi per chi vuole iscriversi in presenza, e che prevedono il costo del pernottamento, della colazione, della cena in hotel, che è un prezzo ottimo perché è comunque sarà 40 euro a persona per il pernottamento in camera doppia o tripla o quello che è, inclusa la colazione. La cena a parte di solito viene tra i 20 e i 25 euro. Questo è il prezzo. A giugno sarà invece di 40-50, perché nell'incontro in presenza in giugno ovviamente l'hotel è in una zona turistica, i prezzi li aumentano, e quindi è comunque una cifra decisamente, insomma, concorrenziale e buona. Ecco, prevede poi un albergo ottimo, quindi insomma abbiamo già testato. Queste un po' le informazioni da dare. Allora io riprendo, prima di riprendere i vari punti che Piera ha preso, perché questa diretta la metterò su YouTube, quindi rimarrà ai posteri. Vediamo, ho visto che ci sono
domande, rispondo subito alle domande che ci sono per ora nella chat e che avete messo, e poi passiamo punto per punto a spiegare i dettagli. Allora, Simona dice: noi che ci iscriviamo ora facciamo lì la scuola con quelli del secondo e il 25 la continuiamo. Esattamente, Simona, voi fate lo stesso anno che fanno quelli che l'hanno fatto l'anno scorso. Per loro è il secondo, per voi è il primo. Poi loro si fermano e il 25 voi fate le tematiche dell'anno scorso. Quindi voi fate secondo, primo. Loro fanno, hanno fatto primo, secondo. Ok? Poi avevo visto una domanda. Per la scuola online è possibile farla anche se sono in Svizzera? Certo, Gaetano, assolutamente sì, la puoi fare online, si può fare da tutto il mondo praticamente, perché tanto è online, quindi la puoi fare tranquillamente. Poi ci sono i complimenti ai baffetti di Pierre, che hanno fissato il loro fascino. Poi, capelli è difficile me le facciano. Quello, amico mio, siamo accomunati, non ci si può fare nulla. Ma è tutta intelligenza. Quelli iscritti l'anno scorso. Allora, giusto, una buona domanda. Giuseppe Provenzano chiede: quelli iscritti l'anno scorso bisogna iscriversi di nuovo, va bene così? Allora, dunque, no, riscrivete. Che dici, Pier? Perché allora, quelli in presenza, ora poi ve lo dirò dopo, esiste una chat misteriosa per quelli in presenza, quindi quelli in presenza già hanno avuto le informazioni, ma giustamente voi online non l'avete avuta. Io direi di riconfermarlo, se non altro ci date una mano, sì, no? Diciamo che tutti gli iscritti del primo anno sono già archiviati e registrati come destinatari dei messaggi e il resto. Io direi che noi diamo per buono l'assenso. Chi vuole uscire e non proseguire con la scuola e con il corso del secondo anno ci scrive una mail o scrive, diciamo, a me sul numero appunto che abbiamo sul sito, che è riferita alla scuola, e ci dice: per favore eliminami perché non sono più interessata a proseguire. E noi lo eliminiamo dalla mailing list, dalla ricezione dei messaggi con i link per gli incontri, in maniera che è forse più semplice che chiedere a 800 persone di rimandare un messaggio e di riformare quindi la lista. Quindi soltanto chi non vuole proseguire tra quelli appunto iscritti online ce lo comunichi e lo elimineremo dalle comunicazioni. A questo proposito vi chiedo un favore: l'anno scorso qualcuno ha dato per scontato che silenzio vuol dire no, silenzio vuol dire poco rispetto per chi comunque si dà da fare per cercare di garantire un servizio. Quindi io non dico nulla, il che vuol dire, loro capiranno che io il secondo anno non lo fanno. No, perché noi non abbiamo la palla di vetro, poi oltretutto siamo contro la magia, ma i cristiani, quindi no, silenzio vuol dire silenzio. Quindi non ci vuole niente a mandare un messaggio, una mail e dire: io non faccio il secondo anno. Quindi vi chiediamo questa cortesia. Mario Abate chiede, ciao Mario, dove verrà fatta in presenza solo a Piombino? Sì, perché io non ho il dono dell'ubiquità. E non è che la posso fare in varie zone d'Italia, perché già per me così è da fuori di testa. A volte mi scrivono in tante, anzi colgo l'occasione per dirlo, mi arrivano 100 messaggi al giorno, ma ragazzi, io ho 24 ore come voi e lavoro nella scuola, oltretutto quest'anno ho anche qualche incarico in più a scuola e spesso a mattina anche il pomeriggio, perché poi ho gli incontri della commissione delle lettere, ho il collegio dei docenti, ho i consigli di classe tutti i mesi, ho centinaia di compiti da correggere. Quindi, ragazzi, il mio tempo è veramente saturo. Quindi, già per me farla e continuare a viaggiare, e poi ci sono le dirette, e poi Parola di Vita, e poi i libri, e poi ore a preparare gli insegnamenti, vuol dire assorbire tutto il tempo che ho. E io più di questo non posso fare. E poi è chiaro che lavorando non posso farla lontano, perché vorrebbe dire per me fare un viaggio in più. Considerate che io faccio in media 3.000 km a settimana, quando ho l'incontro anche il mercoledì, quindi non posso farla lontano da qui. L'unico modo è che per la scuola ministeriale chi la fa in presenza si sposta, e anzi colgo l'occasione per dire una cosetta. Scuola ministeriale, ministero vuol dire servire. Ok? Vuol dire che faccio una scuola perché voglio servire il regno di Dio. Servire il regno di Dio vuol dire
tirarsi sulle maniche. Quindi fare un paio di anni e spostarsi una volta al mese, fare qualche chilometro, non fa male. Primo perché in presenza è chiaro che è tutta un'altra cosa rispetto all'online, ma se uno può essere in presenza, chiaramente lo facciamo online. Però io sto parlando non coram populo, cioè a tutto il popolo di Dio, sto parlando a persone che sono interessate a una scuola. Il fatto che sia gratuita non vuol dire che sia senza impegno. Perché una formazione, chi seguiva Gesù viaggiava, chi seguiva Paolo viaggiava. Ora, io non è che vi chiedo di viaggiare con me. Però, se una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, fare un viaggio è un sacrificio, io ci penserei se davvero è il caso che tu faccia la scuola ministeriale. Ecco, ve lo ripeto un attimo. Se per te spostare, ma io abito in Sicilia, anch'io vengo in Sicilia, tesori, tutti gli anni. Ma io abito in Piemonte, anch'io vengo in Piemonte. Ma io abito in Friuli, anch'io vengo in Friuli. Ma io abito in Sardegna. Quest'anno sono venuti i fratelli dalla Sardegna per farla in presenza. Sono stati fedelissimi. Non è che non vi sto obbligando, vi sto facendo riflettere. Fare una scuola ministeriale vuol dire mettersi a servizio. Se per te viaggiare, fare qualche viaggio è troppo pesante, oltretutto io vado in Sicilia per i fratelli, non per me, mentre voi vi spostate per voi. Questa è una cosa che voglio delineare. Io non viaggio per me, viaggio per voi. Voi invece non viaggiate per me, voi viaggiate per voi. Ok? Quindi se viaggiare una volta ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, è un impegno troppo gravoso, forse è il caso che tu aspetti a fare la scuola ministeriale, perché magari è solo una voglia. Ma noi non siamo qui a fare cose perché ci fa voglia, ci stuzzica la scuola ministeriale. La scuola ministeriale vuol dire che io mi metto a servizio, c'è un prezzo da pagare per il servizio. Non per la salvezza, ma per il servizio sì. Ok? Poi, c'è una domanda, Walter. Questa è pertinente, nel senso, sono tutte pertinenti, però è buono rispondere e non farla passare. Chiede, Antonella, si può passare da online in presenza? Quindi chi si è iscritto l'anno scorso e ha fatto il primo anno, se vuole partecipare quest'anno in presenza lo può fare. Ovviamente abbiamo già detto che metteremo una data limite per le iscrizioni, un numero massimo di potenziali appunto iscritti in presenza, perché ci sono dei numeri che dobbiamo forzatamente rispettare. Quindi vi diremo, entro il 25 settembre, per esempio, chi vuole o iscriversi ex novo in presenza o di quelli del primo anno modificare la propria iscrizione scusate, da online in presenza, ce lo faccia sapere quanto prima, dal momento in cui apriremo le iscrizioni, che non sono ancora aperte, quindi è inutile magari adesso mandare messaggi, diremo noi da domani aprono le iscrizioni, chi vuole ci scriva. Era la stessa domanda di Giovanni. Quindi abbiamo risposto a Antonella, abbiamo risposto anche a te. Allora, chi si iscrive ex novo, ora vi diciamo dove dovete mandare le mail, ok? Vi dirà tutto Pier. Ora prendiamo appunto, rispondo un attimo alle domande. Poi, allora, quali giorni sono impegnati per la scuola online? Ora vi diamo le date. È impegnato soltanto un weekend al mese. Quindi c'è una sessione di pomeriggio del sabato, una sessione della domenica della mattina. Se uno per qualche motivo non la può seguire, c'è la registrazione, ok? Poi vediamo un attimo se c'è qualche altra cosa. Non me le dite però qui, eh? Non mi dite io riconfermo su questa chat, perché questa chat va a sparire. Quindi ora vi diciamo dove riconfermarlo, perché uno può dire, ma io l'avevo scritto in chat. No, questa chat serve solo ora per le domande sul momento, ok? Quindi non me le date qui le conferme, vi diciamo ora dove mandarle. Allora, scritto di confermare sulla... Sì, per chi era in presenza, sì, si può passare online in presenza, l'abbiamo detto, mi sono legata ora, quindi è iscritto, non deve fare niente per partecipare. Chi è iscritto deve riconfermare di partecipare al secondo anno. Abbiamo detto, non prendiamo il silenzio come un no, ok? Ma dopo riprendiamo. Quante volte dovrò ripetersi? Ciao Francesca.
Allora, Walter, scusa, volevo chiederti, noi siamo della Sicilia, magari potrebbe essere un problema. È chiaro che dalla Sicilia è lontano, però sono venuti, guarda, dalla Sardegna, dei fratelli, però ecco, vi diciamo, evitiamo le comparse di una volta, perché si crea un caos. Se uno decide di farlo online, lo fa online, ok? Se uno decide di impegnarsi e farlo in presenza, che se no io vengo una volta e vengo due volte, per noi diventa un caos ingestibile con l'albergo, diventa veramente un caos. Quindi se uno decide, si iscrive online, la finisce online, almeno quest'anno. Se la vuol fare in presenza, la fa in presenza, ma la fa in presenza. Che poi dice, no, ma io ho cambiato, la faccio online, perché ragazzi, ora dopo ve lo dirò, il fatto che sia gratuita non vuol dire che per noi sia una passeggiata di salute, eh. Quindi siccome è una scuola, cerchiamo di essere persone serie. Allora, poi vediamo. Non so come fai. Ok, grazie, cari. Poi le leggo tutti i commenti come sempre. Farò online. Bisogna iscriversi attraverso una mail, un messaggio. Esatto. Ora, Gaetano, ti diciamo quali sono le modalità di iscrizione. Avendo le date della scuola, infatti, adesso, ora, Maria Grazia, vi daremo le date sia online che in presenza. Ok, così le sapete e potete dire: lo posso fare, non lo posso fare, lo faccio online. È chiaro che noi vi invitiamo a farlo, se possibile, in presenza, perché fa bene. Mettersi un attimo in moto, anche viaggiare un attimo, stare con i fratelli, viverlo di presenza, anche perché non sarà fatta forse mai più questa scuola. Quindi non sono cose, non la faccio l'anno prossimo. No, l'anno prossimo probabilmente solo chi ha fatto il primo anno quest'anno lo finirà. Allora, non è giusto che noi dobbiamo pagare la scuola, ci hanno dato un bollettino. No, voi non dovete pagare nulla. Assolutamente. Questa scuola ministeriale, come tutte le nostre iniziative, è gratuita. Quindi, no, Pina, non capisco la domanda. Io non ho mai fatto pagare nulla, nessuno ha mai pagato niente. È chiaro però che se uno la fa in presenza, non è che può pensare che gli paghi la camera dell'albergo e la cena. Quindi se lo fai in presenza, paghi il tuo pernottamento, ma a me non dai una lira. Noi ogni tanto facciamo un po' una raccolta lì per chi vuol dare un'offerta, perché chiaramente c'è un aiuto al ministero, ma è libera. Se uno non vuole dare una lira, non dà una lira, la scuola fa gratuitamente, però l'albergo e il pranzo lo pagate. La tua nuova mail alla segreteria, Silvia, ora dopo diamo tutte le informazioni. Scusate, se uno decide quest'anno di farle in presenza, per quanto riguarda sarebbe il secondo anno, la prenotazione del bonifico per l'hotel va fatto volta per volta, sì, e ti dirò poi come avere tutte le informazioni, perché se la fai in presenza, tu vieni inserita, Cati, in una chat di WhatsApp, che è solo per chi è in presenza, perché dobbiamo gestire chiaramente l'hotel. Ma perché chi è online non è nella chat? Perché non possiamo fare una chat con 1.000 persone, primo. Secondo, perché non ne ha bisogno. La chat serve soltanto perché chi è in presenza deve prenotare l'albergo e ci sono delle cose pratiche per cui serve la chat. Quindi chi la fa in presenza ce lo fa sapere e la mettiamo nella chat. Poi, quando la presenza non solo. Aspetta, Sabrina. Quindi la presenza consta solo di 4 incontri e il resto online. Esattamente, Sabrina. Quest'anno sì, quest'anno sì. L'anno prossimo poi rifaremo le presenze come le abbiamo fatte l'anno scorso per chi deve fare il secondo anno. Non sono spiegata bene. Chi ha fatto il primo e il secondo anno può ripetere il primo in presenza? Se viene bocciato. No. Chi ha fatto il primo e il secondo anno? Ah, te dici rifare il terzo anno in presenza? Penso di sì. Penso di sì. Anche perché il gruppo in presenza del terzo anno sarà più piccolo, quindi credo proprio di sì, ma tanto poi ne parliamo l'anno prossimo. Cristina, mi piacerebbe tanto fare in presenza. Al lavoro non mi danno un weekend al mese e allora fallo online, Cristina, non preoccuparti. Forse vuol dire che non è giusto, la fai gratuito. Aspetta. Ah, ok. No, 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 no. Pina, grazie sì, per l'attenzione. Grazie Gaetano che me l'hai chiarito. No, no, la scuola è gratuita.
Le nostre conferenze sono gratuite, i nostri incontri sono gratuiti e rimarranno gratuiti fino a quando questo ministero sarà aperto. Questo è un punto su cui io e Pier siamo inamovibili. Questo ministero è sempre vissuto di offerte libere e continuerà a vivere di offerte libere. Non metto nemmeno l'IBAN come fa qualcuno, né faccio passare la sovraimpressione, no, assolutamente no. Io credo che questo ministero abbia suscitato il Signore. E quando Dio inizia qualcosa, Lui muove i cuori di persone generose che liberamente danno offerte. Negli incontri e a volte ce li mandano sul sito, c'è la PayPal e ci mandano il sostegno per riuscire a mandare avanti il ministero. Si fanno, la scuola è gratuita, totalmente gratuita. Il materiale che vi arriva, perché vi arriverà del materiale, chi l'ha fatto il primo anno sa che arrivano le dispense, tutti i riassunti delle lezioni, quindi alla fine voi potete metterli insieme e avere il libro della scuola ministeriale, ma è gratuito. Io non voglio un euro, assolutamente. E Fabiola chiedeva appunto se le lezioni vengono fatte su una piattaforma specifica da scaricare. Le lezioni registrate, quindi tutto il materiale, video, audio e appunto i documenti e dispense, è caricato su una piattaforma online che non deve essere scaricata perché è accessibile come è accessibile un sito e un portale normale, che sia Google o altro, si chiama Classroom. Comunque direi che per tutte le informazioni, sia dalle date sia le modalità di iscrizione, per chi già è stato parte della scuola, per chi si va invece a iscriversi di nuovo, verranno messe, diciamo, da lunedì sia sul sito www.walterbiancalana.com sia ripetute su Facebook sulla pagina di Walter e essenzialmente su questi due strumenti, quindi il sito di Walter www.walterbiancalana.com e su Facebook. Poi metteremo come c'è già, numero di telefono e email che gestisco essenzialmente io, a cui possiamo rispondere nei tempi che riusciamo a tutte le richieste di chiarimento. Quindi da lunedì tutte le informazioni saranno pubblicate per scritto sul sito e sulla pagina Facebook. Allora, Marilena, non è proprio a Piombino, è a Venturina. Venturina è a 10 km da Piombino perché è più comodo. Per chi viene da fuori è a 20 passi reali dalla stazione di Campiglia, quindi chi viene in treno scende, non deve prendere nemmeno la bicicletta, a piedi fa 20 passi ed è in albergo. È all'uscita della variante Aurelia della superstrada che collega Livorno e Grosseto, quindi è comodissimo come posto. È più comodo, Piombino è un po' fuori mano. Allora, Patrizia Muscia, vediamo. No, non perché sei tonta, no, Patrizia, non lo dire. Chi continua il secondo anno deve scrivere mail, lo avete detto, scriverà chi non vuole partecipare. Io direi che scrive comunque, ok? Scrive comunque. Sì, continuo, no, non continuo. Almeno noi sappiamo con chiarezza chi è che continua e chi no. Allora, dunque, coloro che non abbiamo frequentato l'anno scorso online non dobbiamo confermare. No, se l'anno scorso non avete frequentato e questo è il vostro primo anno, dovete iscrivervi al primo anno, ora vi dirò come. Se invece avete già fatto il primo anno, ci scrivete che volete fare il secondo. Ok? Allora, io adesso fermerei un attimo le domande e passerei ai punti e vi chiedo su questo per favore di seguirci, non andate via perché sono cose importanti. Allora, quindi abbiamo già detto che chi vuol fare la scuola si iscriva quest'anno perché è probabile che sia l'ultima possibilità per i nuovi iscritti, ok? È chiaro, io questo lo metto. Chi non è, se non sei evangelico, puoi scrivere. Certo, basta che tu ami Gesù. Certo, non è una scuola evangelica. È una scuola di formazione al ministero del corpo di Cristo, che è uno solo. Quindi, tranquillo. Sei il benvenuto, Giovanni. Noi non mettiamo etichette. Allora, giustamente, Pier mi scriveva chi è
Chiunque abbia desiderio di partecipare è invitato a iscriversi quest'anno, in quanto la prossima stagione di corso sarà aperta esclusivamente per coloro che avranno iniziato quest'anno. Attenti qui, questa è una cosa a cui tengo tanto. Nonostante la scuola sia completamente gratuita, si raccomanda e si richiede che chi si iscriva lo faccia consapevolmente, perché tanti l'anno scorso si sono iscritti e poi sono spariti per la voglia, no? Per la fregola, ah, mi iscrivo e poi non ci hanno più fatto sapere niente, non hanno più. Addirittura qualcuno che, pochi, pochissimi, che si era iscritto in presenza, ha fatto uno o due incontri, poi è sparito, non ha fatto sapere niente, non ha detto se gli era successo qualcosa. Allora, così non si fa. Non si fa, ma non si fa nemmeno nel mondo, quindi insomma, figuriamoci fra credenti, anche perché ci sono persone, quelle soprattutto che avete qui davanti, ma non solo, che si danno da fare. Non è che perché è gratuita noi non dobbiamo fare nulla. Anzi, io direi proprio perché è gratuita. Perché sai, se pago, ho pagato e poi faccio quello che mi pare. Ma proprio perché è gratuita, vi si chiede correttezza. Altrimenti di quale ministero vogliamo parlare? Quindi se uno ha un problema, lo fa sapere, impegnandosi a seguire tutte le sessioni in diretta o registrazioni e a completare le verifiche che saranno inviate a seguito di ogni sessione, cosa che non tutti hanno fatto. Mi iscrivo perché ho la fregola, poi però non faccio le verifiche. Non... E questo vuol dire però impegnare gli altri senza dare valore alla fatica che gli altri durano. Durano non per noi, duriamo per voi, quindi almeno vi si chiede che siate persone corrette. Devo dire che la maggior parte lo è stato, si parla di piccole eccezioni, ma ci sono state. La partecipazione richiede la capacità di utilizzare strumenti informatici base quali internet, video riunioni con Google Meet e il portale sul quale tutti gli insegnamenti saranno caricati. Voglio dirvi una cosa, l'anno scorso mi scrivevate di ma io non so usare Google Meet, io non è che da qui posso insegnarti anche a usare Google Meet, devi sentire qualcuno della tua famiglia o qualche tuo amico che ti aiuti a usare Google Meet, ma non è che io e Pierpaolo da qui possiamo anche insegnarvi a utilizzare Classroom Google Meet, quindi cioè, contattateci per le cose inerenti alla scuola, se dovete imparare a usare Google Meet, sentite qualche familiare, qualche amico, cercate un tutorial su YouTube. Su YouTube ci sono gratuiti tutorial come usare Google Meet, ti fanno vedere come usarlo, come usare Classroom, ti fanno vedere come usarlo. Comunque, anche adesso, per il primo anno, sul sito, ogni iscritto ha ricevuto i tutorial sia per utilizzare Classroom che per utilizzare Google Meet, quindi in effetti insomma, è veramente minima la competenza richiesta. Può essere che all'inizio un po' di pratica ci va presa. L'unica cosa che è bene chiarire è il discorso delle registrazioni. I video delle lezioni sono pesanti e quindi anche riducendoli, anche comprimendoli, per riuscire comunque a comprimerli tenendo inalterata la qualità dell'audio e del video, restano degli strumenti che per aprirli a volte occorre qualche secondo, non lo riesci a caricare, premere play e ti parte, quindi alcune volte è successo l'anno scorso ma non riesci a aprirli, bisogna che tu lasci lavorare lo strumento che hai utilizzato, perché a volte possono passare dei secondi prima che riesca a scaricare il video e a mandarlo in diretta. Esatto. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso ci è sembrato la soluzione, diciamo, migliore. Se quest'anno ne troviamo un'altra, meglio, però non credo che su questo aspetto ci siano dei margini di miglioramento, perché la compressione era già al massimo, cercando di tenere l'audio e il video inalterato come qualità. Allora, Laura Orlando sta confermando, vedete, ci sono diversi video su YouTube che spiegano come usare Google Meet e Classroom. Loredana Prota chiede, io ho frequentato online il gruppo, ma non figuro, devo iscrivermi, sì, rimandacela di nuovo al primo, posso passare al secondo? No, mandaci la conferma. Lo ripeto, sia che no... Allora, se vi iscrivete per la prima volta, mandate mail, ora vi dico dove. Se vi iscrivete per il secondo anno, mandate mail. Se avete fatto il primo anno e non volete fare il secondo, mandate mail dicendo che non volete farlo, perché altrimenti noi dobbiamo interpretare
il vostro silenzio e per noi è impossibile. Poi, sia le sessioni in presenza che quelle online saranno registrate e messe a disposizione degli studenti sul portale Classroom, quello che diceva Pierora. Istruzioni complete saranno inviate ad ogni studente in modo anticipato. Quindi quando voi ci contattate con la mail, ora vi dirò dove mandarla, che succede? Succede che ci rimane la vostra mail. La segreteria fa una mailing list, cioè la lista delle mail, e vi manda tutte le informazioni a casa. Se poi non vi arriva, controllate che magari se non vedete che non vi arrivano, andate a vedere nella spam, cioè nella posta indesiderata, perché spesso vanno nella posta indesiderata. Quindi prima di dire non mi è arrivata, l'anno scorso è successo, era nella spam. Quindi andate o nella cartella spam o posta indesiderata, vedete se vi è arrivata. Ovviamente non adesso, dateci il tempo, vi diremo ora quali sono i tempi, ok? Il calendario con date ed orari delle sessioni online sarà pubblicato mese per mese, anche se orientativamente gli insegnamenti online saranno accentrati nelle serate online, ascoltate, online, di lunedì o martedì in orario serale. Non gli insegnamenti, le condivisioni. Gli insegnamenti sono il sabato e la domenica della data che vediamo, ma quelli in presenza fanno la condivisione in presenza il sabato sera. Chi è online, la condivisione la fa insieme a me online, la faremo o un lunedì o un martedì, come la facevamo l'anno scorso, in orario serale dalle ore 20 alle 22:30 circa. Ora vi do le ultime info, poi passo alle cose più spicciole. I fine settimana in presenza saranno a Venturina Terme, che è vicino Venturina, cioè dove c'è la stazione di Campiglia Marittima. Quindi basta mettere stazione di Campiglia Marittima, davanti alla stazione c'è l'hotel. L'hotel si chiama Hotel Grecale. Noi siamo trovati benissimo, veramente. Poi è comodo all'estremo, perché è davanti alla stazione e all'uscita dello svincolo della superstrada. Dalle 18 del sabato pomeriggio, con pernottamento e cena in albergo, si concluderanno alle 13 della domenica. Per chi desidera partecipare alla scuola ministeriale in presenza, e noi lo caldeggiamo, tanto noi non cambia niente perché è gratuito lo stesso per noi, quindi non ci guadagniamo nulla, mandi un messaggio su WhatsApp a Barbara al 349, dove richiedete i libri. 349-777-28113. Per chi vuole partecipare, lo ripeto, alla scuola in presenza, perché in questo modo noi vi mettiamo nella chat di quelli in presenza e quindi dalla chat avete tutte le info sulla chat. È molto più veloce, molto più semplice. Chi invece desidera partecipare online deve mandare la mail. Ora vi dirò dove mandare la mail. Poi, per chi vuol fare in presenza, ascoltate, in presenza, voi pagate all'albergo, non a noi non va un euro, all'albergo dove pagate il pernottamento, la colazione e la cena. Il pernottamento, tutto completo, è di 40 euro, cioè il pernottamento è 40 euro, tranne la lezione di giugno, che essendo in stagione, noi siamo nella qualità turistica, è di 50. Solo l'incontro di giugno. Gli altri sono 40 euro. Poi, le iscrizioni, attenzione. Le iscrizioni al primo anno e la conferma di fare il secondo, perché ha già fatto il primo, entro e non oltre il 25 di settembre. Ok? Entro e non oltre il 25 di settembre. L'anno scorso noi abbiamo, era il primo anno, abbiamo preso le iscrizioni fino a ottobre. Nonostante tutto, dopo la metà di ottobre alcuni ci dicevano: ma io non lo sapevo. Allora, ragazzi, io ho fatto la diretta qui. Lo metto su YouTube, metto l'avviso su Instagram, su Facebook. Più di questo non posso fare. Quindi, perché altrimenti noi non usciamo. Per noi diventa, capite, un caos. Noi mettiamo come ultima data di conferma del secondo anno per chi ha fatto il primo, di
iscrizione online o in presenza per quelli del primo anno il 25 di settembre. Dopo il 25 di settembre è chiuso e è probabile che non la facciate più però. Quindi siccome siamo al 6 di settembre, ci sono 20 giorni, 20 giorni è un tempo congruo, perché poi noi dobbiamo preparare il portale, raccogliere le mail, è un lavoro enorme, soprattutto per Peppiar che deve prendere le mail, fare la mailing list. Guardate che dietro questa scuola c'è un lavoro enorme, enorme. Vi ripeto questo, gratuito non vuol dire a buon mercato, si richiede serietà e impegno. Se uno si iscrive in presenza e comincia una, due, tre volte e non viene e non avvisa, non sono motivi gravi, viene tolto dalla scuola. Poi non dici, mi ha levato dalla scuola. Certo, l'ho levato dalla scuola, ha preso un impegno e l'ha portato avanti. Viene agli incontri. Non fatela diventare, per favore, cerchiamo di essere, oltre che cristiani, delle persone mature, equilibrate, è una questione personale. Se vi togliamo è perché non l'avete frequentata. Quindi non è che vi togliamo dalla nostra vita. Tutto va avanti lo stesso, venite agli incontri, ma è chiaro, se tu ti iscrivi, certo Maria Antonietta Conti la puoi fare tranquillamente col cellulare, sì. Se ti iscrivi, non la frequenti, non ci avvisi, non mandi nulla, te ne freghi, poi non puoi dire ma tolto dalla scuola, certo ti tolgo dalla scuola, hai preso un impegno, non l'hai portato avanti. Vuol dire che non è per te, viene agli incontri, viene alle conferenze, siamo amici lo stesso. Quindi vi chiedo questo, ma so che ho davanti persone serie. Quindi se prendete un impegno e poi, chiaro, non la fate, la scuola non la fate. Ok? Siccome sono quattro incontri, non si può fare un po' online e un po' in presenza, l'ho già detto prima. Se uno si iscrive online, poi la fa online, almeno per tutto questo anno. Se si iscrive in presenza, la fa in presenza. Quindi prima di iscriverti, valutalo. Però guardate, è solo questione di volontà, è solo questione di volontà, perché io fisso gli incontri che faccio ora, li ho fissati a l'anno pastorale scorso, magari febbraio marzo, li faccio a settembre. Ho preso l'impegno di andare a Campobasso domenica, io domenica vado a Campobasso. Ho preso l'impegno di andare a Brescia tra 10 giorni, io vado a Brescia. Ho preso l'impegno di andare a Pinerolo, vado a Pinerolo. Ho preso l'impegno di andare a Novara, vado a Novara. E io ho famiglia come voi, ho un lavoro come voi, ho gli impegni come voi, è solo questione di volontà. Quindi siccome noi dobbiamo crescere, e chi farà il primo anno è la prima cosa che sentirà nelle lezioni però dell'anno prossimo, una crescita umana, prima che spirituale, umana, quando si prende un impegno, l'impegno si porta in fondo, tranne motivi veramente validi. Non che avevo preso un impegno ma gioca la Salernitana e devo andare allo stadio. Forse non è la scuola ministeriale quello che devi fare, segui gli incontri, ok? Quindi questa è una scuola che deve far crescere dal punto di vista umano. Si prende un impegno, si segue l'impegno, si segue la diretta, a meno che, non che uno, siccome io esco sabato, vado a fare una passeggiata, seguo la registrazione. Questo non è lo spirito con cui si fa una scuola ministeriale. Il fatto che le registrazioni vengano pubblicate, non vengono pubblicate per venire incontro a tutti le tue voglie, solo perché uno se lo può riascoltare. Chiaro che se uno quella volta ha una visita o si sposa il figlio, è chiaro che vai al matrimonio del figlio o vai alla visita, ascolterai la registrazione. Però noi vi stiamo parlando perché questa nazione ha bisogno di uomini e donne di Dio maturi, seri, non perfetti. E chi vi parla è il primo, che è imperfetto e carente su ogni punto, ma non sulla correttezza e non sulla parola data. Quando si dà una parola, si prende un impegno, si porta avanti l'impegno. Se io dico che faccio a novembre la conferenza a Genova, io la faccio. Poi, chiaro, se mi ammalo, ma è proprio la causa di forza maggiore, ok? Ci tengo a questo. Cerchiamo di essere persone responsabili, su cui il Signore, ma anche le persone, possano contare, perché le persone devono un domani poter contare su di voi come ministri. Ok? Allora, vediamo se ho detto tutto. Allora, adesso vi diciamo dove mandare le mail. Dovete prendere un po' di
confidenza con il nostro sito. Ovviamente chi ha già fatto il primo anno sa che abbiamo una mail di segreteria dove si mandano le iscrizioni. Chi la fa in presenza, lo ripeto per l'ultima volta, manda un messaggio su WhatsApp, un vocale, non la telefonata, un messaggio su WhatsApp, un vocale a Barbara al 349-777-2813 e dice: io la voglio fare in presenza. Guardate, il gruppo dell'anno scorso è stato un gruppo meraviglioso. Io devo solo fare complimenti ai ragazzi dell'anno scorso. Sono stati di una serietà, di una docilità, che è stata solo una gioia averli. Io ho ricevuto troppo l'anno scorso. È stato un gruppo meraviglioso e sono certo che il gruppo nuovo del primo anno sarà altrettanto. Chiaro, poi da casa io non c'ero, però quelli in presenza siamo stati insieme, c'è stato amore, è stata veramente una chiesa, un gruppo di persone sul monte con Gesù, è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa. E quindi devo soltanto essere contento, no? Perché spesso diciamo le cose che non vanno, no, noi diciamo soprattutto le cose che vanno. Sono stati fedeli, sono stati attenti, sono stati rispettosi, sono stati carini, sono stati deliziosi. Devo solo davvero fare i complimenti e ringraziare il Signore per il gruppo dell'anno scorso, perché è stato meraviglioso e so che questo nuovo gruppo sarà così. Quindi io vi invito, se potete, fatelo in presenza, perché è un'esperienza che non rifarete più per il resto della vostra vita. È una delle esperienze, poi chiaramente ce ne saranno altre. Allora, vi dico un attimo del sito. Dunque, il nostro sito... Un attimo. Vediamo se lo trovo qua. Dunque. Pier, ci sei? Io sì, ci sono. Stavo andando sul sito, ma l'indirizzo del sito è rimasto lo stesso. Il sito si è www.walter, ora walterbiancalana.com. Ah, ecco perché non me lo dava. Sì. Siccome non ci vado mai sul sito. Allora, sì, no, .com. Allora, facciamo una cosa. Voi adesso... Se avete un computer, se no lo farete, se avete un computer o un telefono libero, scrivete www.walterbiancalana.com. Allora, ve lo scrivo qui. Bravo, esatto. Ok. Eccolo qui, ve l'ho messo, vedete? Questo è il nostro sito. Magari molti di voi non lo conoscono, non ci sono mai stati. È un sito dove c'è un sacco di cose interessanti, oltre che le locandine, ci sono tutti i prossimi incontri del 2024. Allora, guardate, veramente... Poi tutto, anche questo è gratuito. Vedete? Ora non è che si vede molto perché c'è la luce. Vedete? Ci sono i prossimi incontri, c'è un sacco di roba su questo sito. Se voi cliccate, vedete queste tre lineettine che sono sulla home qui? Qua, vedete? Se cliccate su queste lineettine, viene fuori chi siamo, che cosa crediamo, e poi c'è scritto scuola ministeriale, vedete? Se cliccate su scuola ministeriale, ci sono... tutte le informazioni sulla scuola ministeriale. Scorrendo verso il basso, vedete? Scuola in presenza, che include, eccetera. A un certo punto ci sono, guardate, iscrizioni, vedete? Iscrizioni. La mail è in rosso. E ora ve la scriviamo, ma potete vederla, biancalana.ministries@gmail.com.
il WhatsApp è della segreteria, non è il mio, 339-778-6914. Allora, io ora vi metto qui in chat, così poi ve lo salvate, la mail dove mandare l'iscrizione del primo e del secondo anno. Se la fate in presenza, mandate al 349-777-2813 un messaggio su WhatsApp che vi scrivete in presenza e mettete se è il primo o il secondo anno. Allora, dunque, Biancalana, qui va mandata l'email di iscrizione per gli online e specificare se è il primo o il secondo anno. Punto. Ministris chiocciola gmail.com. Eccola. E comunque lo trovate sul nostro sito, quindi cominciate a prendere un po' di dimestichezza con il nostro sito. Tra l'altro è un sito anche molto bello. Entro il 25 di entro e non oltre il 25 di settembre. Poi si parte. Poi si parte. Come a razzi si parte. Oh, la destinazione è quella. La destinazione è quella, e poi è stato veramente un trionfo. Quindi quest'anno sarà ancora più bello. Toccheremo un sacco di no. Infatti, colgo l'occasione davvero per ringraziare i partecipanti che hanno il merito veramente di avere partecipato con un cuore immenso. E la cosa forse più bella è quella, la capisci in presenza, e vedere poi le connessioni che si vanno a creare. Tra fratelli che non si conoscevano e altro, quindi veramente è una grande ricchezza per noi che l'abbiamo fatta, per chiunque ha partecipato, ma proprio per lo spirito che si è generato, difficile da trovare in tante altre situazioni. Verissimo. E poi è un modo questo, perché in Italia il Vangelo, non me lo fate chiamare Vangelo della Grazia, è il vero Vangelo, si sta diffondendo davvero. E questa scuola ministeriale forma a qualunque livello e in qualunque modalità le persone che sono sicuro porteranno avanti questo risveglio che il Signore sta portando in questa nazione nei prossimi anni. Siamo solo agli inizi. E questo è un modo per creare delle connessioni, come diceva Pierre, un reticolato sull'Italia e cominciare a spargerlo. È chiaro che io non posso fare da solo tutto, quindi è nell'insieme, no? Che si può veramente essere strumenti perché quello che il Signore ha iniziato lo porti a compimento in questa nazione. Guardate che è entusiasmante, viene confermato, vedete, io ne metto alcune, non ne metto tutte, sempre da testimonianze di guarigione, di liberazione, di vite trasformate. È una cosa meravigliosa, ma è chiaro che se uno non può spostarsi, ben venga l'online, e grazie a Dio per l'online le dirette, ma se uno si può spostare, se tu sei a Roma, vieni all'incontro, tanto è gratuito, è un'altra cosa di persona, è lo stare insieme nello stesso posto. Poi è chiaro che se non puoi, non puoi, ma qualche piccolo sacrificio poi lo facciamo per noi stessi, fa bene farlo, fa bene a me partire da qui e tornare stanco, fa bene farlo. E poi è il modo di stare con le persone, vivere la chiesa, capito, un'altra cosa. Se riesci a farlo in presenza con un piccolo sacrificio, non sono tanti incontri, anzi. Chiudo con questo, col calendario. Che dici, Pier? Online e in presenza. Eh? Vuoi che lo post? Lo vai, così noi ce lo leggiamo. Adesso vi mettiamo, così poi andando su YouTube vi rimane, ok? Le date anche della... Pensate che servizio, cioè un servizio meraviglioso. Meraviglioso. Poi avrete tutte le... Aspetta. Trascrizioni delle lezioni che vi rimarranno scritte, vi arriveranno sulla mail e potete stamparvele. Tra 10 anni avete ancora le lezioni scritte. Capito? Una roba meravigliosa. Una roba stupenda. Che le cose che fa il Signore sono stupende.
Certo, Federica, ciao, spero di vederti a Roma. Noi del secondo anno avremo disponibili ancora le lezioni dispense su Classroom riguardo al primo anno? No. No, le fai l'anno prossimo. No, perché non diventa materiale che poi rallenta tutto. Quando partirà il primo anno, quando partirà il secondo anno, dispense, registrazioni del primo anno saranno tolte. Anche perché chi partecipa per il primo anno, partendo adesso, è giusto che se le ritrovi quando poi il corso del primo anno ripartirà. Quindi vi diremo quando saranno tolte. Allora, Michela Celiento, l'assenso tramite mail entro il 25 di settembre. Se vuoi mettere in condivisione il calendario, prova un attimo, Walter, a togliere me e mettere subito l'altra pagina. Quando siamo insieme tra testimonianza, insegnamento, preghiera, mi sento come fossimo nella prima chiesa, perché la chiesa come dovrebbe essere, semplice, senza titoloni, senza supereroi, ma di fratelli che condividono la grazia meravigliosa di Gesù. Grazie, Amale d'Elia, sei sempre carina tu. Ora io tutti i messaggi, e poi tutti a pesca, questo va messo, aspetta, questo è serio. E poi Enrico Segato, che è il mio grande amico del Veneto, e poi tutti a pesca, certamente. Tutti. Noi andiamo a pesca, allora si mangiano il pesce. Dunque, condividiamo. Allora, show in stream. 3, 2, 1, attenzione, che arriva. Eccolo qua. Vedete? Vai, Pier. Sì, va bene, sono segnato. Questo sarà pubblicato anche da lunedì sul sito che abbiamo fatto vedere prima, walterbiancalana.com. Troverete tutto, dal calendario alle modalità di iscrizione. Ogni cosa che è stata detta stasera sarà riepilogata e sintetizzata. Comunque, vediamo, ottobre sono previste due sessioni online. Le sessioni online solitamente vengono fatte o di lunedì o il martedì dalle 20 alle 22:30. Ma ve lo diremo. Possono essere variate in base a degli impegni che possono nascere in maniera improrogabile o in attesa da parte di Walter. Però ricordiamo che le sessioni online, chi non le può seguire, avrà la registrazione a disposizione. Comunque, appunto, due sessioni a ottobre, due sessioni a novembre, una sessione a dicembre, che sarà la quinta. Poi gennaio, febbraio e marzo partiamo con quelle in presenza, gennaio dal 18 gennaio al 19, febbraio dal 22 febbraio al 23, marzo dal 22 marzo al 23 marzo. Quindi saranno le terze settimane di gennaio, febbraio e marzo. Poi aprile due sessioni online, maggio undicesima sessione online e giugno chiuderemo il corso con la dodicesima sessione prevista tra sabato 7 giugno e domenica 8 giugno. Sì, Dorotea, quindi chi partecipa in presenza non deve mandare nessuna mail, un sms a Barbara su WhatsApp. Esattamente, esattamente. Non si legge. Si può allargare un pochino, Pier? Prova a levarmi me. Ti levo te. Adesso si legge meglio? Considerate che sia io e Barbara lavoriamo, quindi se vedete che non vi rispondiamo subito, aspettate magari qualche ora, magari siamo al lavoro, non possiamo, ma appena possiamo rispondiamo subito. Volevo leggere un attimo questa testimonianza che ha scritto Andrea Catenacci, un carissimo amico, che ha fatto l'anno scorso. Non l'abbiamo sentito. Ha ragione.
devi ripetere tutto quello che hai detto perché non... No, vabbè, quello che volevo dire soltanto è anche questo schemino che riprende le date sarà pubblicato da lunedì sul sito e ricorderemo che sul sito è stato caricato tutto il materiale informativo mettendo un post su Facebook. Quindi tutti sappiate che da lunedì recupererete tutte le informazioni che sono state date adesso in maniera più sintetica e precisa. Dicevo, a Cattolica l'altra sera Andrea me l'ha data di persona, me l'ha detto a parole, mi ha toccato veramente tanto, volevo condividerla con voi. Con la scuola ministeriale la mia vita è cambiata alla grande, spiritualmente nella vita reale, mi ha fatto comprendere al meglio il valore di essere un figlio amato di Dio. Grazie a Dio, tolgo grazie a tutti quelli che hanno partecipato, lo finisco di qua. Al primo anno vi amo tutti, si è creato un clima di amore, anche con quelli online, perché abbiamo passato delle serate e con quelli online a fare le condivisioni meravigliose. Due ore e mezzo sembrava di aver fatto veramente mezz'ora. Abbiamo passato con quelli online, ecco, ci tengo a dirlo, chi l'ha fatto online non è che uno studente di serie B, abbiamo passato tutto. Ma morte e seconda, sì, l'ho visto. E abbiamo fatto le condivisioni tutte, di ogni sessione che abbiamo fatto le condivisioni e sono state meravigliose. Chiaro che con quelli in presenza si è creato ancora più forte questo senso di unità, al punto che pensate che sono venuti dalla Sardegna, dal confine con la Svizzera, dalla Campania, dalla Puglia, e i pugliesi non hanno saltato un incontro. È stato veramente bellissimo, si è creato un clima che poi rimane negli anni, capito? Quindi non fa un piccolo sacrificio e poi se lo ritrovo. E... molto piccolo sul cellulare, ma poi tanto lo pubblichiamo, vi mandiamo tutto. Beh, io direi aspettiamo un attimo, Sipiar ci saluta, ma che abbiamo, se avete qualche altra domanda ditecelo, se c'è qualche altra domanda magari che mi è scappata e non l'ho vista, anche se online è stato stupendo. Sì, è stato molto bello anche online, veramente è stato veramente bello anche con gli studenti online. Bello, 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 bello. È stata un'esperienza. Sono contento che continui per quest'anno. E poi niente, vi manderemo tutto il materiale. Avrete, vi ripeto, le dispense, avrete le registrazioni che rimarranno, che potete riascoltare, potete stamparvele. Quindi è una gioia poterlo fare. Ecco, quello che vi chiediamo, mi raccomando, soltanto la serietà. È l'unica cosa che vi chiediamo. L'attestato, quando l'ho detto prima, forse Gianni non c'eri, lo ripeto velocemente. Allora, non esiste l'attestato del primo anno, ci sarà l'attestato della fine della scuola, perché non ha senso fare l'attestato del primo, poi del secondo anno, anche perché noi li prepariamo, li stampiamo, non vi chiediamo niente, però insomma cerchiamo le spese di un gocciolino di ammortizzare. Quindi alla fine del secondo anno avrete l'attestato di partecipazione. Alla fine poi dell'anno dopo l'attestato di fine corso di quelli che si iscrivono al primo anno ora. Ripeto però, è un attestato che non dà il lice, te l'ho detto all'inizio, di andare a fare i numeri in giro dicendo io ho fatto la scuola ministeriale di Walter Biancalana. No, perché io non mi prendo la responsabilità di quello che persone che magari non conosco nemmeno di persona, che magari hanno seguito online, non so chi sono, non so che fanno, vadano magari a fare dei danni mettendolo poi sul mio nome, dicendo ma io ho fatto la scuola con Walter Biancalana. No. Quindi sull'attestato c'era scritto questo attestato non vale come credito per andare nelle chiese o da altra gente a fare, che ne so, i taumaturghi ambulanti o i numeri e poi scaricare la responsabilità su di me. Quindi saranno attestati che però non hanno una valenza, perché non mi prendo la responsabilità per persone che non conosco, che magari conosco e vanno a fare i numeri. Io non me la prendo, questa responsabilità. Non credo nemmeno sia corretto. Quindi lo daremo sicuramente un attestato alla fine dell'anno prossimo e poi alla fine del secondo anno di chi si iscrive per la prima volta, ma è un attestato di frequenza che però, non, anche perché non è previsto un esame, e quindi non essendo previsto un esame, non c'è un diploma. Diploma si dà se c'è un esame finale, ma noi non lo diamo l'esame finale perché non vogliamo mettere in difficoltà magari persone che sono un po' più in difficoltà, appunto, e che si sentirebbero, tra virgolette, di serie B. E noi non vogliamo che nessuno si senta di serie B, perché esistono solo figli di serie A nel regno di Dio, e non figli di serie B. Ok? Quindi
ve lo diamo alla fine dell'anno prossimo. Vediamo, qualcos'altro, altrimenti chiudiamo. Di partecipazione, esattamente, Anna Di Lorenzo. Vorrei partecipare in presenza, benissimo. Denisa manda un messaggio su WhatsApp al 349-777-2813, ve lo scrivo qui sotto. 349, lo mandate su WhatsApp, 2813. E poi chiedo scusa, devo andare, vai tranquilla, io credo che abbiamo finito, aspettiamo un attimo che Pier si colleghi, ci saluta e ce ne andiamo. Io vado a cena. Vediamo se Pier viene. Avevo chiesto prima, Sara Tammaro, l'ho visto. Allora, vediamo, avevo chiesto prima se ciò che sarebbe mosso da classe non lo perdiamo. Sì, Sara, ma voi lo rifate, capito? Allora, Sara, se tu l'hai fatto, sì, viene perduto. Se tu l'hai fatto l'anno scorso, il materiale viene tolto. Quindi stampatelo, stampati le dispense o scaricatelo, registratelo in qualche modo, prima che lo togliamo, così ti rimane. Perché altrimenti si accumula e per noi diventa un problema. Simona, grazie, troppo buona. Grazie, non capivo la domanda. Allora, ok, sentiva la lode. Allora, Patrizia, il problema della lode era che la qualità veniva pessima e si lamentavano perché la qualità era pessima. E allora chi la voleva cotta e chi la voleva cruda? E allora, per evitare che arrivassero continuamente messaggi, la lode non si sente in 4K, non si sente in Dolby Surround, c'è quella vibrazioncina, l'abbiamo tolta, perché voi capite che se vuole anche la lode con ultra definizione acustica, c'è un modo di avere la lode con un'ottima acustica. Prendi la macchina, infila la chiave nel quadro, gira, metti benzina, viene Venturina Terme, Hotel Grecale, la lode si sente benissimo. Diversamente non distorceva troppo, quindi non l'abbiamo messa perché era tutta una lamentela, capito? Poi credo di aver detto tutto. Pier, se viene bene, se no volevo farvi dare, però magari ci aveva a dirvi qualcosa. Aspettiamo un attimo, dai, se no chiudiamo, vediamo se Pier rientra, perché sta lavorando, capito? E lui lavora anche con contatti all'estero, quindi dobbiamo prenderlo quando c'è. Credo che sia una questione di 1 o 2 minuti e Pier torna. Quindi se aspettate un attimo non andate via, se dovete andare andate, se avete un minuto rimanete nella nostra meravigliosa compagnia. Qualcuno ci vede davvero. Ok, vediamo un attimo, io intanto guardo chi lo pulisce il pesce. Pier Paolo, ovviamente. Pier Paolo pulisce il pesce. Vediamo in fondo se c'è qualche altra cosa. Un suggerimento: tenere registrazione a parte perché sono fatte bene. Allora, lo diciamo un attimo a Pierpaolo. Dani, se mi aspetti un attimo e non vai via, lo diciamo a Pier, se è possibile lo facciamo. Se è possibile quello che si può fare, lo facciamo. Ora appena Pier rientra glielo chiediamo. Pierpaolo, tutto fatto. Mamma mia, questa è la situazione in questo studio. C'è un caldo che è una cosa. Ma è caldo così anche da voi? Perché qui non muove foglia. C'è un caldo terrificante. Speriamo che passi perché non si può più. Grazie, Pina. Non male. Entra un po' d'arietta così. Un po' d'arietta calda, però entra. Forse Pier arriva. Chissà cosa sta dicendo il Pierpaolo. In Sicilia, ecco, in Sicilia lo stesso. Qui
si bolle, qui si bolle, è terribile, c'è un caldo. Si possono scaricare, Chiara Pesavento, aspetta che lo metto così, ora poi lo chiediamo, ma credo proprio di sì che si possano scaricare, un modo credo ci sia per scaricare la Classroom. Non lo so, magari se c'è qualcuno che è esperto lo può scrivere in chat, se si possono scaricare i video da Classroom. E la gioia che si immerge in un calore esagerato, sì, è vero. Torino fresco, voi siete vicino alle montagne, è già autunno, da noi qui si fa il bagno anche a ottobre a volte, però ora è veramente troppo. Pier, ci sei? Pier, ci sei? Ascolta, si possono scaricare i video da Classroom, chiede Chiara Pesavento. Sì, sì, si possono scaricare, sono molto pesanti, quindi chi li scarica sa che deve avere una rete wifi buona e un po' di tempo a disposizione. Quindi scaricateli. Io ho detto tutto, Pier, dacci se c'è da dire. No, sì, abbiamo detto tutto, ripeto che saremo il più chiari possibile con tutta la documentazione e informazioni messe online da lunedì, quindi tra oggi e domani e domenica ci lavoriamo, se qualunque dubbio, chiarimento è necessario farete riferimento a me tramite email e il numero di telefono che inserirò. Non a me, ragazzi, non a me, perché io ho da farne mille. La segreteria del ministero non è Piombino a Lucca, ok? Quindi mandate tutto alla segreteria Pierpaolo, all'email che vi ho dato, al numero di WhatsApp che vi ho dato. Non fate capo a me, perché io sono pieno fino qua su, quindi fate capo a lui, alla segreteria, ok? Va bene. Grazie a tutti della partecipazione, dell'interesse. Buon fine settimana e ci risentiamo lunedì online con tutte le informazioni e chiarimenti. Oh. Con me domani all'altro, la mattina da Campobasso faremo una diretta su Gesù di Nazareth e perché il termine Gesù di Nazareth è così importante, non lo perdete. E poi il pomeriggio ministrazione, un culto speciale di guarigione con la più bella rivelazione che il Signore mi ha dato sulla guarigione, sul perché alcuni non la ricevono. Non mancare verso le 4, 4 e mezzo da Roma e se sei in zona Roma, cioè tra Reggio Calabria e Bonate sotto, vieni in presenza a Roma. Ci vediamo il weekend. Ciao Pier, ciao a tutti. Ciao.